Buonasera, grazie a tutti di essere venuti, vi ringrazio moltissimo. È una serata, io sono Mimma Agostoni, presiedo questa associazione di spazi scatenati, dico io, perché siamo pochi, tutti volontari, e cerchiamo di fare ben 15 concerti all'anno, non sono pochi, la stagione ha un suo peso. Volevo dirvi soltanto molto brevemente che questa sera è un omaggio a un compositore, grande amico della mia vita, Silvano Bussotti. Abbiamo anche i suoi autori preferiti, ma di questo vi parlerà. Abbiamo anche lo specialista, il musicologo simpatico, intelligente, che si chiama Francesco Leprino, e sarà lui a spiegarvi la composizione di Bussotti questa sera. Io voglio solo ringraziare anche Monica Benvenuti e Diego Petrella, i due artisti interpreti questa sera, che sono entrambi personaggi veramente di spessore notevole. La nostra Monica Benvenuti è laureata in lettere e filosofia, cosa rara per una cantante, è persona che ha avuto successo internazionale importante, ma trovate la biografia sul piccolo programma che vi abbiamo predisposto, e quindi è inutile che io mi dilunghi. Diego Petrella è un, come si può dire, un pianista che ha fatto molto presto a far successo. Ha iniziato e subito ha avuto risposta internazionale, viene di corsa da Vilnius, ieri era là, per darvi un'idea del suo lavoro. Altro non voglio aggiungere, voglio soltanto presentare e ricordare che questa sera è dedicata a Vidas, con cui ho lavorato solo 30 anni e che amo molto e che sapete quali azioni importanti conduce. Di questo vi parlerà direttamente la dirigente di Vidas. Grazie ancora di essere qua con noi, grazie. Grazie. Prima di tutto un ringraziamento all'Associazione Musica al Tempio, perché ormai da tanti anni dedica una delle serate dei loro meravigliosi programmi da matti, ma che poi funzionano molto bene, lo dedica alla nostra associazione. Questa serata è particolare perché è dedicata a Vidas, ma ai nostri 40 anni. Vidas è una realtà milanese che è nata nell'82 e da appunto 40 anni assicura assistenza in cure palliative nella rivolta alle persone con malattie inguaribili. Lo fa da 40 anni casa per casa, a domicilio, perché le cure palliative vanno fatte a domicilio, dal 2006 anche in un hospice dove vengono accolte le persone adulte e i loro familiari, persone che non possono essere assistite in casa e quindi vengono accolti in hospice, e dal 2019 anche in Casa Sollievo Bimbi. Casa Sollievo Bimbi è l'ultima nata, come sentite il termine casa ricorre sempre perché è il termine con il quale noi definiamo la nostra assistenza. Casa Sollievo Bimbi, lo dico perché questa serata il ricavato sarà dedicato proprio all'attività di Casa Sollievo Bimbi, è un hospice pediatrico dove vengono accolti i bambini e i ragazzi fino ai 18 anni con malattie inguaribili. Sono situazioni complesse, difficili, vengono accolti in mini appartamenti dove vengono accolti anche le loro famiglie, spesso anche i fratellini e le sorelline. Io non mi dilungo oltre, avete nel programma anche la descrizione di Vidas, non mi dilungo, però vi voglio lasciare con le parole che credo che abbiano il senso più importante di quello che noi facciamo, e sono le parole di una nostra infermiera. Noi lavoriamo in equipe, perché un'altra caratteristica delle cure palliative è che devono essere fatte in equipe, quindi le figure in equipe sono medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, educatori per i bambini, e non potrebbe essere altro, perché lo sguardo è intorno al paziente, ai suoi bisogni e alla famiglia.
una delle figure fondamentali sono proprio gli infermieri, e noi abbiamo raccolto questa testimonianza che, se vorrete, potrete prendere all'uscita sul nostro notiziario, che vi voglio lasciare come pensiero, perché credo che sia pensiero più bello che quello che riassume il nostro lavoro. E la nostra Emanuela Lucche ci dice: si impara sostando, ovvero ci si ferma e si sospende il giudizio, lasciando all'altro di manifestarsi nel suo essere e nella sua fragilità. Disporsi alla presa in carico, o, come prediligo, presa in cura, però significa disporsi a lasciarsi stupire dall'essere unico e inimitabile che è la persona che si avvicina. Ascoltare in cure palliative significa sviluppare la capacità di accogliere le parole inaudibili dell'altro, lasciare che vengano pronunciate, avere il coraggio di lasciarsene attraversare. È coltivare l'arte della meraviglia, accogliere le parole come se fossero nude, svelate, e lasciarle risuonare in noi. Allora sostare può diventare parola pronunciata, affidata, restituita e regalata. Grazie ancora. Buonasera. Passo la parola a Francesco Leprino, non senza prima ringraziare il marito di Silvano, Rocco Quaglia, che è qui con noi e che ci ha permesso di presentarvi le meravigliose i disegni, le meravigliose partiture speciali di Silvano. Quindi con un grazie speciale a Rocco, di nuovo una parola a Leprino. Grazie, buonasera. Cercare di parlare di Silvano, della personalità di Silvano Bussotti in pochi minuti sarebbe come cercare di contenere il mare in un guscio di noce. Ma come ebbe a dire Beethoven di Bach, Silvano Bussotti non è un ruscello, ma è un mare, un grande mare. Però cercherò di delineare attraverso poche suggestioni, diciamo, di fare penetrare un po' quella che è, diciamo, la decantazione della personalità complessa di Silvano Bussotti, che oltre ad essere un musicista e un compositore è un pittore, un pianista, uno scrittore, poeta, cineasta, attore, scenografo, regista, costumista, direttore artistico, docente, eccetera. E forse ho dimenticato qualcosa, e non necessariamente in quest'ordine. E vengono in mente con Silvano Bussotti alcuni termini come la sinestesia, l'eclettismo, che sono termini che fanno un po' a pugni con l'avanguardia di cui pure Silvano Bussotti faceva parte, quell'avanguardia che faceva capo ad Darmstadt, che faceva capo a Pierre Boulez. Con Pierre Boulez viene a contatto a Parigi, che poi lo porterà ad Darmstadt, ma lui in qualche modo rifiuterà il serialismo integrale di Darmstadt e si definirà una specie di compositore aseriale. Ma insieme a queste cose ci sono altre cose che sono anche stavano un po' strette rispetto alla situazione dell'avanguardia, che era quella per esempio del collage, del riuso, del riutilizzo del materiale, che Silvano Bussotti faceva spesso. E poi dal punto di vista della suggestione visiva, in Bussotti c'è la dimensione della pittografia che va oltre la partitura, che va oltre il segno musicale, che suggerisce altro. E d'altronde lo stesso Bussotti diceva: trovo scandaloso che si studi musica e basta, lo trovava inconcepibile. E poi un'altra frase che mi ha colpito: memoria e desiderio sono gli unici beni spirituali tangibili. Ecco, la memoria e il desiderio che ritorneranno anche nelle cose che ascolteremo. Ivan Castajanova, che è una studiosa che ha studiato a fondo anche Silvano Bussotti, diceva che Bussotti ignora i limiti dei linguaggi. Quindi tutte queste cose che abbiamo definito pianista, pittore, scrittore, eccetera, in Bussotti non hanno confini, trasmigrano uno nell'altra, non c'è
non c'è una divisione, ecco, è tutto, diciamo, è contagiato, l'una cosa è contagiata dall'altra. E poi credo che Busotti sia stato quello che più di il compositore che più di chiunque altro abbia declinato a fondo l'eros e la passionalità, a parte Mozart forse, ecco. Un poeta che era molto caro a Silvano Busotti era Jean de La Fontaine, famoso per le favole, ma che era anche un grande poeta, e lui ha tradotto alcune cose di, mi piaceva appunto citare un attimo qualche verso che si avvicina un po' allo spirito di Busotti, qualche verso di La Fontaine. Voluttà, voluttà, che un Dì fosti maestra. Io amo il gioco, l'amore, i libri, la musica, la città e la campagna, tutto finalmente, e non v'è niente che a me non sia bene sovrano, infino al piacere oscuro di un cuore malinconico. Ecco, credo che ci sia qui, diciamo, delineato proprio l'aspetto anche intimo, passionale, affettuoso. Ecco, Busotti è un compositore anche dell'affettività, cioè nei suoi pezzi ci sono i rimandi, ci sono le dediche che ricordano anche un altro compositore contemporaneo, Gheorghi Kurtág, per certi aspetti, ma qui sono declinati in maniera un po' diversa. Comunque nel programma di stasera ci sono tre aspetti fondamentali. Abbiamo i brani vocali, cioè What the Fam, Poema del Tasso, La che ti canta e i tre brani da Quasi una fantasia. Abbiamo un brano pianistico importante che è Five Piano Pieces for David Tudor e poi abbiamo i musicisti amati. I musicisti amati che qui, diciamo, sono rappresentati da Gustav Mahler e Giacomo Puccini, ma abbiamo anche fra i musicisti amati anche Claudio Monteverdi, declinato nella modernità da Gianfrancesco Malipiero, e abbiamo più che musicista amato, insegnante amato con grande affetto, Luigi Dalla Piccola, che musicalmente probabilmente Busotti aveva superato, ma a cui era affettivamente legato proprio per questo tramite affettivo che c'è, credo, sempre stato nella vita di Busotti con tutti i personaggi, le persone con cui ha avuto a che fare. E Mahler e Puccini sono due autori molto lontani chiaramente, però nei brani che sentirete ci sono alcune cose in comune che li avvicinano, come un certo sentimentalismo, la nostalgia, anche se declinati diversamente, in un caso diciamo in salsa mitteleuropea, nell'altra in salsa mediterranea. Il primo brano, Voix de Femme, è del 59, per voce sola, anche se c'è una versione per voce e pianoforte, ed è tratto dai Pièces de Chair. Busotti scrive che è modellato sulle intime fattezze musicali di Katie, e Katie, chi si occupa di musica lo sa, ma magari non tutti lo sanno, è Katie Berberian, che è stata una straordinaria cantante, performer, che ha, come dire, reinventato la musicalità contemporanea, per la quale hanno scritto moltissimi musicisti, primo fra tutti naturalmente quello che è stato per tanto tempo suo marito, cioè Luciano Berio, e che chiamava Silvano Busotti, lo definiva un po' cherubino, che è una parola che ricorre anche in questo brano Voix de Femme. Poi abbiamo un poema del Tasso, che è un brano del 57, quindi uno dei primi brani, legato ancora, se vogliamo, alla scuola di Luigi Dalla Piccola, per voce e pianoforte, dove appunto Torquato Tasso in questo caso riprende un modello di petrarchesco del famoso sonetto Orche il cielo e la terra, dove c'è una descrizione della natura. E quindi abbiamo i due leader di Mahler, che sono tratti da Das Knaben Wunderhorn,
canto meraviglioso del fanciullo, magico del fanciullo, e sono due canti che hanno in comune la morte, uno la morte dell'amata, uno la morte di un bambino. Il primo, Nicht Wiedersehen, non vedersi mai più, il secondo, Das irdische Leben, la vita terrena, e poi una canzone popolare contro la guerra e la sofferenza dei bambini. Ci rivediamo prima del brano pianistico e intanto buon ascolto. Più tessere la tela, desiderio di Giullo.
così. Arab. Push. Straight ahead. Push. Queer. Kutia, kutia, tarka, sefile, sefarka, oda medium lockni, ayolt, bird kapni.
Thank you.
Prima di cominciare appunto i Five Pieces for David Tudor, dialogheremo un attimo con Diego Petrella. Prima però dirò qualche cosa sui pezzi che seguiranno, i pezzi su Tudor. La Katie canta, naturalmente Katie è sempre Katie Barbarian, del 2007, tratto da Silvano Silvano, è dedicato proprio a Monica Benvenuti, la cantante che abbiamo questa sera, e per voce sola, e sono dei brani, una serie di brani dedicati a persone care. C'è anche qui una mozione affettiva, diciamo, di Silvano Bussotti. La cosa curiosa è che il brano inizia esattamente con la fine di What the Fam, il primo pezzo che avete ascoltato, quindi c'è un collegamento fra questi due brani. Abbiamo le tre arie di Puccini, Terra e Mare, che è una descrizione della natura, e L'Uccellino, che è una ninna nanna, una normale ninna nanna, infantile, e Sole e Amore, che è una mattinata. La mattinata in musica è esattamente come la serenata, ecco, un canto d'amore. Ecco. E quindi abbiamo i tre pezzi da Quasi una fantasia, libro primo, che è costituito da 9 brani, anche in questo caso ognuno dei brani è una dedica. Dei tre che ascolteremo, Sogno Sonetto è dedicato a Rocco, il consorte che gli è stato vicino per tutta la vita, diciamo, che abbiamo qui presente
con noi stasera, e Sfera, che è proprio costruito su una sfera, e Sonetto sospeso, che è dedicato al basso Aureo Tomicic. Ecco, i cinque pezzi per David Tudor. David Tudor era un compositore, un pianista, diciamo, che è veramente il pianista di riferimento della musica contemporanea degli anni 50. È stato portato in Europa, è venuto ad Darmstadt insieme a John Cage, hanno fatto molte cose insieme. John Cage gli ha dedicato anche il suo concerto per piano preparato e orchestra, e ha conosciuto Bussotti, c'è stata anche una relazione, diciamo, molto musicalmente molto feconda fra i due. E in qualche modo questo brano un po' è figlio di una certa visione fra il segno e l'interpretazione, cioè l'interpretazione del segno come indagine, un'indagine sia ermeneutica, possiamo dire, sia spirituale, perché intanto la partitura di questi cinque pezzi è una partitura molto, molto pittografica, a parte il quinto pezzo che apparentemente, diciamo, è scritto più in una maniera tradizionale. Addirittura il quarto pezzo era prima un disegno che Bussotti ha trasformato in partitura, aggiungendo a tutti questi pezzi delle indicazioni pianistiche. La cosa curiosa è che in un secondo momento Bussotti si pente, diciamo, di aver messo queste indicazioni, e va a scovare tutti quelli che avevano preso la partitura e gli cancella tutte queste indicazioni, proprio perché il pezzo fosse un pezzo aperto, un pezzo che suggerisce all'interprete attraverso il segno delle suggestioni precise che però l'interprete deve ricreare secondo la propria sensibilità. È un po' quasi come un ritorno a un periodo in cui all'inizio della scrittura musicale, la scrittura musicale era proprio, non diceva quasi nulla, era la prassi esecutiva che poi completava tutto. Qui siamo in una situazione simile, anche se i segni di Bussotti sono molto precisi, ma non sono segni esattamente musicali, sono segni che suggeriscono, e quindi ogni interpretazione di questi cinque pezzi sarà diversissima. E io credo che anche Diego Petrella, che l'ha eseguito più volte, fra una volta e l'altra avrà degli scarti. Ecco, volevo appunto chiederti come hanno risuonato dentro di te questi segni, e come li hai tradotti in musica e in gestualità, anche perché c'è un aspetto anche gestuale. La prima cosa che mi viene da dire è che quando mi sono stati messi in mano per la prima volta ho tentato di costruire una sorta di una lettura organica che avesse una sua logica, ho tentato di seguire un filo anche nelle partiture più prettamente grafiche, nei pezzi più prettamente grafici, e mi ero organizzato tutta una mia struttura e l'ho seguita nella prima esecuzione. Poi mi sono reso conto però che non, in realtà non basta, proprio per come sono scritti, per come sono scritti anche per la totale arbitrarietà dell'adozione pianistica di un disegno a cui sovrappone delle righe che non è neanche chiaro se siano, no, sono per esempio, mi sto riferendo, eccolo qui, a questo pezzo, che sono queste linee, sono in numero, possono suggerire le corde del pianoforte, per esempio, oppure potrebbero essere una serie di pentagrammi da leggere magari da destra verso sinistra, andando via via a capo verso il basso, come sarebbe una lettura tradizionale di una partitura normale, ma il bello è che lui non ce l'ha lasciato detto, per cui ho finito veramente per improvvisare ogni volta. Ogni volta seguo un filo diverso, ogni volta magari parto dal fondo di un certo rigo, a volte parto da metà e leggo la seconda metà, poi leggo la prima metà, e l'unica logica che mi interessa mantenere è una continuità di timbri, di, come posso dire, di gruppi, una continuità di gruppi timbrici, di gruppi ritmici, di altezze, che può essere anche per contrasto, per esempio.
però improvviso, davvero guardando la parte. Questo è il senso per me di questi pezzi. È un'improvvisazione che è condotta dallo scritto. Questo è quanto per me. Come poi avviene, diciamo, questa trasposizione è un mistero anche per te, tutto sommato, mi pare di capire, no? Quindi il segno suggerisce qualcosa, ma come poi si trasforma dipende proprio dalla sensibilità. È come se Bussotti avesse voluto creare un rapporto in qualche modo intimo, anche se a distanza, fra una scrittura che dice non cose esattamente musicali, ma che l'interprete traduce, no? Sì, è così. Di fatto poi quel che mi interessa è non rompere la scrittura e contemporaneamente non rompere la linea musicale che sto creando nella lettura, che pure è estemporanea ogni volta di quella scrittura, e quindi è un processo che ogni volta si ricrea, ogni esecuzione di fatto, e sarà sempre diverso. Bene, grazie. Thank you.
Thank you.
È difficile scegliere un bis perché la produzione di Silvano è sterminata. E allora abbiamo deciso di scegliere invece una canzone che lui amava moltissimo. È una canzone sul testo di Alfredo Musset, altro autore che lui ha amato moltissimo e che ha usato nella sua produzione operistica. E, è una canzone scritta da Francesco Paolo Tosti, si intitola Nino. Silvano la amava talmente tanto da interpretarla lui stesso all'inizio di un film su di lui girato per la radio svizzera, e questo film si intitola Bussotti per lui mem, è interessantissimo, veramente delizioso, ma l'inizio è proprio una cosa meravigliosa, perché c'è Silvano Bussotti vestito da Alfredo Musset che canta in perfetto stile chansonnier. Tra l'altro lui amava moltissimo la lingua francese, canta questa canzone, vi dico, insomma, Jacques Brel non è niente in confronto. e quindi così, per ricordarlo ancora, vorremmo dedicarvi questo fuori programma. Les jours succèdent.
immaginare.